Lo spasimante di Cristian Gavioli. Lo spasimante di Cristian Gavioli, Malgioglio, che ha lasciato un messaggio, un videomessaggio d'amore per Cristian. Ci sei? Gioia. Buon pomeriggio amici di anni 60, io volevo salutare tutti gli amici all'intervallo Giangivo, sono Cristiano Malgioglio, vi saluto a tutti quanti e volevo anche ringraziare Cristian Gavioli perché lui sta lì in studio, tornato da tanto tempo che è stato in Messico, è stato con le messicane, io sono stato all'Eurovision Song Contest, come vedete c'è anche la ghirlanda di fiori che mi hanno dato lì alla festa finale dove hanno vinto questi ragazzi dell'Ucraina, questi bei ragazzi così dei soldati che veramente meritano tutto il mio rispetto, ma anche voi che ci guardate, perché se ci guardate avete tanto rispetto di noi e non ci cambiate canale, ma allora seguitemi sempre perché io sono pronto per stupirvi con tante cose, soprattutto qui in questa televisione nuova che mi dà tanto agio e spazio, anche come è stata così la Rai con me, perché quando voglio andare in televisione c'è sempre qualcuno che mi ospita, però dobbiamo stare attenti perché non mi fanno mai vedere in video, solo per voce, è importante questo, io intanto mi nascondo perché fa caldo, e fa caldo e mi sto ventilando qui con questo ventilatore manuale, praticamente un ventaglio, però va. Beh, allora quest'anno io vi sto aspettando perché dalle mie parti in Sicilia, dove sapete che c'è anche la mia parente Madonna Lola Ciccone che ogni tanto viene a trovarmi, quindi mi viene anche a aggiustare il ciuffo che ogni tanto si sposta di qua e di là. Comunque io volevo davvero dirvi una cosa, se voi mi seguite sui social troverete tante chicche, tante banane, tante chicche per voi, perché sì, anche le banane sono importanti, però veramente guardate che è una cosa importante anche seguirmi senza banane, se ce la porto io la banana o la portate voi, l'importante è che la portate. Cristian, grazie per avermi sempre seguito anche dal Messico, io ti seguo sempre anche con i tuoi viaggi, con le tue donne, anche se mi tradisci, dovresti cadere ai miei piedi, però non è successo ancora, io aspetto questo giorno e aspetto anche Gianluca Roncato che ti porti qui da me, oppure io vengo da voi, se mi ospitate, Gianluca mi ospiterai, io aspetto questa ospitata in studio, veramente è una cosa che ormai da tanti anni aspetto, ormai nelle varie trasmissioni vi seguo sempre e vi ho sempre seguito, voi mi continuate a seguire, quindi continuate a stare con me in compagnia questo pomeriggio qui all'intervallo Giangivo, quindi non cambiate canale, anche se vedete me, Cristiano Malgioglio che è pronto qui a soffiare, voi soffiate con me, soffiate che se no, anzi non troppo che se no mi vuole il ciuffo, veramente. Allora, continuate a seguirmi, ci risentiamo fra qualche sabato, buon weekend da parte mia, un saluto dalla festa qui ancora continua all'Eurovision Song Contest qui a Torino, sono ancora a Torino, ciao amici. Ciao! Non è mica facile, cioè, cosa si prova ad avere questo grande fans? Lo so, si prova dietro, preferirei avere delle fan che dei sì. fan, però anche avere Cristiano Malgioglio, un nome che spicca nella scena del nostro panorama del televisivo, quindi. Fra l'altro spendiamo due parole su chi ha interpretato chi è? Questo dille personaggio, tu, dille Nicola tu. Procopio. Un applauso a Nicola Procopio, che è la nostra calabrese. Lui è un conduttore radiofonico, ha fatto Radio Rai 2, quindi ha un background artistico doppiatore, veramente doppiatore. Importante, per cui ha tutta la nostra io poi collaboro con lui da anni con i miei programmi radiofonici e televisivi, poi è un amico che ci aspetta sempre in Calabria, questi due anni purtroppo non siamo riusciti ad andare, chissà se porteremo. Ma te l'abbiamo promesso, Nico, verremo a trovarti. E poi dopo lui ci farà vedere ogni volta un personaggio nuovo. Devo soltanto trovare un aereo che contenga Giangino, ma se lo trovo te lo porto.